It was fascination. I know, seeing you along with the moonlight above. Then I touch your hand, and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Un saluto cari telespettatori da Massimo Brescia, una nuova puntata di Fascination, una trasmissione che vuole intrattenervi con leggerezza ma non con superficialità. Proprio per questo stasera vi proporremo una chiacchierata fra i nostri ospiti, ospiti che possono essere inquadrati come rappresentanti della cultura, della scrittura e dello spettacolo. E passo subito a presentarvi. Abbiamo qui il corpo di ballo dell'agenzia di spettacolo Moulin Rouge, diretta da uno splendido ragazzo che con grande iniziativa imprenditoriale sta portando avanti questa iniziativa per allietare tutte le serate, sia pubbliche che private. Abbiamo infatti con noi Vittoria, abbiamo Lorena e abbiamo anche alla sinistra Melania, con questo splendido costume che ricorda le ballerine di samba brasiliane, e più là ci delizieranno con due numeri di danza che sono sicuri appagheranno la voglia di divertimento e di relax che ognuno di noi ha la sera o il giorno o il pomeriggio quando vuole stendersi davanti alla TV. Per la parte culturale abbiamo Daniela Rabbia. Daniela Rabbia è una scrittrice, ma direi di più, una scrittrice, un artista, una poeta, una poetessa, come vogliamo dire, poeta o poetessa, poi ne parleremo dopo su questa disquisizione linguistica, e in questo momento reduce dalla sua ultima, come retoricamente si dice, fatica letteraria, questo romanzo Matilde, un libro parzialmente o totalmente autobiografico, lo scopriremo dopo, che ci porterà in giro per la Calabria e ci inviterà a riflettere su quelli che sono i dettami della vita. Alla sinistra di Daniela abbiamo Giuseppe Racchetta, documentarista calabrese, che per molti, soprattutto quelli che sono seguaci del web e che ricercano queste prelibatezze documentaristiche sul web, è noto perché ha realizzato qualcosa di fantastico, un documentario, Segreti passaggi di Catanzaro, è un documentario, dicevo appunto, che ha avuto la possibilità di far vedere le viscere e tutte le caverne, i tunnel che sono localizzabili sotto la struttura urbana di Catanzaro, e che ha riservato naturalmente tante sorprese positive, e che naturalmente sono in cerca di uno sfruttamento più consono a quello che oggi hanno, cioè praticamente sfruttati per niente. Allora, io inizierei con Daniela. Un viaggio letterario, praticamente un viaggio autobiografico che attraverso questi paesi calabresi che hai visitato ti ha portato a quali conclusioni? Allora, salve a tutti. Intanto ti rubo le parole iniziali, leggerezza e superficialità, perché ce lo diceva Calvino, la leggerezza non è superficialità. Se io dovessi dare una qualificazione a quest'opera, lo chiamerei una favola romanzata che non è superficiale, ma è leggera, pur volendo trattare alcune tematiche abbastanza dense di significato e anche alcune problematiche serie di questa terra di Calabria. Io parlo di precariato, di immigrazione, parlo di amore lato sensu. E il viaggio di Matilde, Non aspettare, la vita non ti aspetta, questo è il sottotitolo, è un viaggio attraverso 25 borghi della Calabria, 20-25 borghi, che io ho selezionato un po' sulla base del mio gusto personale, un po' sulla logica della casualità, mentre guidavo la mia auto in un periodo che intercorreva da maggio a settembre, non di quest'anno ma dello scorso anno, mi sono innamorata di alcuni borghi in cui casualmente mi sono trovata a sostare. E ce ne dici qualcuno?
Allora, parto da Serra San Bruno, Torre di Ruggero, Chiaravalle, Pentone, Tiriolo, San Floro, Amaro, Nicortale, Soverato, Sant'Andrea, Pietragrande, il Parco della Biodiversità di Catanzaro, che è il polmone della città catanzarese e che io immagino metaforicamente essere il sole da cui si dipartono i vari raggi. Voglio far soffermare sull'immagine di copertina. In copertina c'è apparentemente una donna, metà con i colori scuri delle sue fasi di crisi esistenziali, metà con i colori che invece riscopre nel momento in cui ritrova la lucentezza della propria anima. Dico che apparentemente perché la vera protagonista è la Calabria. Per me questa donna, più che rappresentare la Matilde, rappresenta la Calabria con le sue montuosità da una parte e con i vari colori che io ho voluto riscoprire in questi borghi. È invertendo l'ordine di visuale e l'angolo di visuale e la prospettiva. La mia protagonista non guarda dal mare verso le montagne perché si vedono molte barriere, ma al contrario guarda dalle montagne verso il mare perché il suo sguardo si deve distendere nel blu e nelle profondità del mare. E infatti tra i colori c'è anche il blu. Quindi Matilde, in questo viaggio, che è un viaggio fisico, io sono andata a scrivere in ognuno di questi borghi, mettevo in genere ai piedi di una chiesa, quindi il romanzo, dico tra virgolette, l'ho santificato. Mi sono la prima protagonista che incontra la mia Matilde è proprio la Madonna di Placanica. E in questi borghi cercavo, più che le bellezze dei monumenti, le bellezze naturalistiche. Ho guardato molti paesaggi. Allora vedremo poi, magari sarà carino abbinare ogni tuo pensiero che veniva suscitato da tutti i borghi e da tutte le attrazioni che hai visto nei luoghi. Sono queste tue esperienze interessantissime, anche perché danno la possibilità di riflettere, danno la possibilità anche di imparare le nostre tradizioni, dei nostri luoghi che troppo spesso vengono sottovalutati o sono addirittura misconosciuti. Volevo soprattutto raccontare una Calabria differente. Si sente parlare sempre di questa terra piena di piaghe, per carità lo è purtroppo, però bisogna iniziare a guardare le bellezze di questa terra. La maggiore soddisfazione che ho avuto dalla divulgazione di questo romanzo è che alcune persone che vivono in altri posti d'Italia vogliono venire a visitare la Calabria perché si sono innamorate di questa descrizione. Quindi iniziare a descrivere una terra, che è la nostra terra, in maniera diversa, soffermandoci su quel bello che c'è. Lo diciamo sempre come slogan: la bellezza salverà il mondo, lo diceva il principe Myskin, protagonista di Dostoevskij. Però un archeologo, Settis, risponde a suo modo: e il mondo salverà la bellezza. Ed io, Matilde, senza conoscere questo archeologo, si interfaccia con lui dicendo sì, se il mondo inizierà a guardare la bellezza, se noi non conosciamo le cose e non le guardiamo, non ce ne possiamo innamorare. Quindi tu giustamente dici, la bellezza è qualcosa che ci viene donato, però spetta a noi riscoprirla e soprattutto custodirla. Assolutamente sì. Noi abbiamo il dovere morale, il dovere esistenziale dei calabresi di innamorarci dei nostri posti. E poi io ho avuto la fortuna di presentare questo libro in alcune scuole, all'Istituto Comprensivo di Stilo e Bivongi, al Liceo Campanella alla Mezzia Terme. Io, guardando questi ragazzi, gli ho detto, molti di voi magari andranno a studiare fuori, però io ricordo la mia professoressa Velia Critelli, professoressa di greco del liceo classico, che diceva: andate anche fuori, ma tornate nella nostra terra. O se proprio non si può tornare, quantomeno parlate bene di questa terra, perché la cosa che mi dispiace alle volte sentir parlare male di questa nostra Calabria, che è come una madre in un momento di difficoltà e ha bisogno che i suoi figli si stringano intorno a lei, e noi siamo figli di questa terra. Benissimo, come vedete Daniela è una scrittrice, cioè non fa la scrittrice, Daniela è scrittrice, perché da quello che dice e da quello che scrive potete proprio desumere che non si tratta di una persona prestata alla scrittura, ma è la scrittura che è stata prestata a lei proprio per poter aver modo di divulgare quelle che sono le sue idee, divulgare quelle che sono i suoi pensieri e soprattutto di rendersi complice di questa custodia di tutti questi beni, di questa tradizione calabrese che sicuramente riscoprirete leggendo le pagine del suo libro, che vorrei ancora una volta mostrare, ma ancora di più lo faremo più tardi. Matilde è l'autrice e la qui presente Daniela Rabbia. È in tema di riscoperta,
non possiamo fare a meno di collegarci immediatamente all'opera di Giuseppe Rachetta, I segreti passaggi di Catanzaro. È un documentario straordinario che vi invito, possiamo, a guardare anche su YouTube, basta digitare. È su Vimeo, non è su YouTube, perché è nel catalogo di un festival di cinema online che utilizza la piattaforma Vimeo, che è quella per le opere d'autore. Quindi cosa devono digitare? Poi spiegheremo assolutamente meglio di che cosa si tratta. Semplicemente segreti passaggi, il primo link va direttamente sull'accesso alla visione del documentario. Sì, basta digitare segreti passaggi su un qualsiasi motore di ricerca e poi andremo a vedere nel link che Giuseppe ha specificato questo documentario che dura? La versione online è di 42 minuti. Allora, io riassumo di che cosa si tratta, poi nello specifico andiamo a sentire quello che ci racconta Giuseppe, perché si è trattata anche grazie all'aiuto, alla complicità, devo dire, di un altro amico, l'archeologo Francesco Cuteri, che è veramente un altro personaggio calabrese che ci sta aiutando a custodire e soprattutto a scoprire nuovi elementi di riflessione storici che rendono la Calabria ancora più meravigliosa di quello che è, oltre da un punto di vista paesaggistico, anche da un punto di vista culturale. Ed è proprio lì che, attraverso l'opera sia di Daniela sia di Giuseppe, che bisogna battere proprio per creare, ricostruire, amplificare quella che è l'identità di ogni nostro conterraneo. Giuseppe, allora, tu ti sei armato praticamente quasi di pale e piccone e hai esplorato quelle che sono le viscere di Catanzaro, che per la verità sono delle viscere che sono state create tanti anni fa e che praticamente sono sconosciute a tutti gli abitanti. E tu hai meritoriamente portato alla luce queste strutture, queste caverne, questi tunnel sotterranei che non molti sanno sono state costruite sotto Catanzaro. Sì, in realtà non mi sono armato di piccone perché ho studiato soprattutto sulla storia di Catanzaro. Mi sono accorto che mancava qualcosa nella storia di Catanzaro, mancava soprattutto il riferimento all'acqua, cioè io ho considerato una grossa mancanza nelle fonti storiche il fatto che non si accennasse in nessun modo né alle fonti d'acqua, se non di sfuggita, accennando a giardini molto rigogliosi che esistono, che esistevano nella terrazza, esatto. Beh, insomma, e sì, erano collocate in diverse zone della città, andavano da nord a sud e ce n'erano anche soprattutto a occidente. E mi ero accorto che mancava qualcosa e non mi tornava, cioè io sono un appassionato di storia, di ricerca, e mi sembrava impossibile che un sito che era stato scelto per prima come rifugio per una società, insomma. Catanzaro nasce intorno alla metà dell'Ottocento, io non sposo molto l'idea della fondazione, che è stata anche contestata da chi mi ha preceduto agli inizi del Novecento, Pippo De Nobili, che andava contro questa idea. E c'è tutta una ricostruzione storica che ci aiuta a pensare che la città si sia creata alla metà degli anni dell'Ottocento per sfuggire alle invasioni saracene che cominciavano proprio in quegli anni, a partire dall'805. Quindi un luogo che ospita una comunità, un luogo che poi diventa punto di riferimento sia per la commistione con la cultura musulmana, su cui c'è pochissimo, ma che viene scelto dai normanni, no, prima dai bizantini, come roccaforte per la difesa nell'ultimo disperato tentativo di arginare la furia dei saraceni, e poi dai normanni. Insomma, Catanzaro è una città che è stata centro politico, amministrativo, culturale,
giudiziario per secoli, ancora oggi è capoluogo di regione, quindi non riuscivo a capacitarmi di come nelle fonti storiografiche si dicesse semplicemente che fino agli inizi dell'Ottocento la città si rifornisse d'acqua soltanto attraverso cisterne. Mi sembrava un grosso controsenso. In verità c'è questa opera che pare sia stata costruita dai Borboni, che è l'acquedotto di Visconti, che sia un'opera che per l'epoca è stata definita di alta ingegneria idraulica. Assolutamente, è una grande opera che meriterebbe anche di essere portata a conoscenza del grande pubblico, ma si tratta comunque di un'opera che viene realizzata nell'Ottocento, fine Settecento, esatto. Allora, tornando invece a quella che sono le radici storiche di Catanzaro, che tu un po' anche attraverso questa tua esplorazione hai un po' riportato alla luce, possiamo dire che Catanzaro ebbe il suo slancio definitivo grazie anche ai Ruffo, che riuscirono a nobilitare intanto diverse l'arte della seta, che per antonomasia fu quella che in quegli anni caratterizzò Catanzaro, ma diedero anche uno sviluppo economico anche in altri settori. I Ruffo vengono successivamente, cioè i Ruffo si inquadrano in un contesto che già favoriva la presenza di una famiglia di quel genere, altrimenti... E lì dietro poi lo slancio, insomma. Esatto, loro sono stati... Ma noi stiamo parlando di un posto che non aveva sede vescovile, questo non lo sanno in molti, per poter essere capitale di contea. I Normanni vollero fortemente che diventasse capitale di contea. E c'era necessità che il luogo scelto fosse sede vescovile. Catanzaro non lo aveva e si ricorso a un imbroglio medievale straordinario su un escamotaggio sulla quale si potrebbe fare un film, che assegnò a Catanzaro la sede vescovile. E quindi stiamo parlando di un posto dove, ancora prima che arrivassero i Ruffo, ma comunque Ruggero aveva... il Guiscardo aveva riunito comunità diverse, gli Amalfitani, che erano stati i primi a spalleggiare i Normanni nella loro discesa verso il sud, avevano chiamato la comunità di siciliani, c'era una comunità di siciliani a Catanzaro portata direttamente da quella che era la capitale del regno all'epoca, no? Nelle Palermo e vicinanze. E poi anche la comunità ebraica. Era la Giudecca proprio, che era localizzata praticamente dove poi è stato costruito Palazzo Fazzari. Esatto, quella era una delle zone, esatto, la si individua ancora bene oggi da un punto di vista proprio urbanistico. Una città, un luogo, io lo chiamo ancora borgo perché non si poteva definire città, ma un borgo che nasce per ospitare queste comunità non può essere un borgo che non dispone di acqua. Gli ebrei eccellevano nella lavorazione del ferro, poi abbiamo la lavorazione della seta che era già fine Novecento, primi del Mille, era già partita in qualche modo. Quindi stiamo parlando di un borgo che ha lasciato la storia dietro di sé, perché quelli che sono venuti successivamente, soprattutto diciamo gli uomini degli ultimi secoli, l'hanno cancellata. E la cancellazione di queste tracce, che ci permetterebbero forse di riappropriarci anche di un patrimonio che c'è completamente, che è completamente sconosciuto a tante persone. Il mio lavoro parte da quello che raccontano gli anziani, no? Io ho avuto la possibilità di capire addirittura quale sarebbe uno degli accessi a questo mitico fiume sotterraneo, perché io ho trovato la soluzione dei miei problemi e di questo puzzle che non riuscivo a ricomporre studiando la storia di altre città sotterranee, quindi cercando delle analogie e poi studiando tutto quello che c'era su Catanzaro, e l'ho trovato, pensa, non in un capitolo dedicato all'argomento, perché tutto ciò che riguarda il mondo sotterraneo, gli ipogei, per forza di cose doveva essere un mondo oscurato, nascosto, ma nelle note di un libro, sono 13 parole, qui abbiamo un segnaposto che Daniele ha messo, ha voluto scegliere il 13, non è un caso, lei lo scopre soltanto in questo momento però, perché sono 13 le parole di questa nota scritta in caratteri piccolissimi, che fa accenno a questo fiume leggendario, no? Si dice che secondo la tradizione,
Quando io ho letto, esatto, quando io ho letto quello, ho capito di aver trovato forse la soluzione, il possibile inizio di questa sceneggiatura. Certo, quindi praticamente vogliamo ricordare che esiste un torrente sotterraneo che ancora non è stato ben disegnato nella traccia che lascia, ma che tuttora potrebbe essere individuato nelle viscere di Catanzaro. Assolutamente. Allora, una comunità che si insedia su quella terrazza che aveva delle caratteristiche precise. Intanto la difendibilità e la visibilità su tutto il golfo, quindi la necessità di difendersi e poter addirittura correre verso la boscaglia a nord, no? Quella che è la moderna Catanzaro, da Piazza Matteotti in su. C'era la necessità che ci fosse dell'acqua, quindi a Catanzaro dovrebbe essere successo quello che è successo in tantissime altre realtà, e cioè penso a Siena, a Bologna. Noi non vediamo un fiume scorrere in quelle città, ma abbiamo la possibilità di sapere che comunque la civiltà, la socialità si è sviluppata intorno all'acqua. Quello che succede a Catanzaro, in realtà quantomeno un corso, una parte del corso di questo fiume è possibile individuarla, ed è proprio in una zona che si chiama, che era una valle, che è la Vallotta, ancora oggi è la Vallotta. È un antico quartiere di Catanzaro. Esatto. Senti, e poi però ti voglio chiedere, e ne parleremo fra un po', chi sono stati proprio, secondo te, quelli che hanno iniziato la costruzione di questi sotterranei catanzaresi? Ma per un momento mi voglio fermare e dare spazio ai consigli e agli acquisti. It was fascination, I know. It was fascination, I know. Lorena dell'agenzia Moulin Rouge di Christian Napoli. Allora, ci vuoi illustrare quale sarà il numero di danza che fra poco avremo modo di vedere delle ragazze che sono qui al tuo fianco? Salve a tutti, innanzitutto volevo ringraziarvi di averci invitato e di averci dato soprattutto la possibilità di manifestare qual è la nostra passione, soprattutto in un contesto in cui si parla di senso di appartenenza, di origini, di radice. Anche noi cerchiamo di fare questo con la nostra azienda, di sostenere, di contribuire in un progetto di rivitalizzazione della nostra città. Assolutamente, di valorizzarla e di portare anche un po' di allegria, perché sentiamo sempre parlare di cose sempre negative, invece noi vogliamo essere anche ricordati per tutta la bellezza che abbiamo e vogliamo ridonare la credibilità alle nostre origini. Oggi vi presento due balletti delle nostre ballerine, Melania e Vittoria. Melania ballerà un pezzo brasiliano e invece Vika farà un balletto di danza del ventre con dei ventaveli, che fanno parte del nostro, diciamo, di un nostro classico, di uno spettacolo che infatti vogliamo assolutamente proporre in un tour in giro per questi borghi meravigliosi della Calabria che la nostra scrittrice ci parlava, magari nell'estate prossima, e dove lo spettacolo si chiama Flying the World, dove noi inseriamo un po' di profumi da tutto il mondo e lo riportiamo nella nostra terra. Vola su tutto il mondo, e quindi mondo. È un abbraccio che parte da Catanzaro, che vuole abbracciare un po' tutto il mondo attraverso la vostra professionalità, la vostra bravura e la vostra capacità artistica, che fra poco andremo a vedere. Melania, fra poco assisteremo a una tua performance sulle note della musica brasiliana, un samba che ti consentirà di effettuare delle evoluzioni di danza che sono particolarmente studiate e penso di grosso significato artistico. La tua ispirazione brasiliana nasce da una tua passione per questo tipo di musica e di danza, oppure qualcuno che te l'ha suggerita? No, allora diciamo che farò un'introduzione, ecco, a questo tipico ballo di cultura appunto brasiliana, che è il samba, con questi colori estrosi molto tropicali accesi, di cui ne vado molto fiera da quando ero piccola, piccina, perché in pratica sono sempre stata appassionata di questi tipi di balli, nonché infatti ho studiato, ho appreso molte tecniche di tutti i balli sudamericani. Mi sto specializzando nella salsa, bachata, merengue, kizomba, insomma tutto quello che include la cultura del Sud America. Ho scoperto innanzitutto poi di avere anche origini sudamericane, quindi a maggior ragione ciò. E da dove derivano? Indaghiamo un po' su questo aspetto. Da dove derivano queste due origini sudamericane? Você fala português?
Portoghese no, però diciamo che mi ha sempre appassionata anche il mondo del Brasile, però più spagnola, quindi colonizzazione spagnola, qualche parente anche in Argentina, Venezuela, quindi un po' in tutta Sud America. Quindi fa parte. Tu dove vivi, scusa? Io sono di Lamezia Terme, qua in Calabria, faccio parte appunto della Moulin Rouge come agenzia, anche con altri numeri di vari stili, non solo questo qua, insomma, tropicale, ma anche... È solo una parte del repertorio e una parte dei numeri che può fornire l'agenzia di Christian Napoli, questo validissimo imprenditore cadanzarese che spero di avere presto ospite nei nostri studi. Un altro numero invece sarà effettuato, un altro numero con delle bellissime coreografie di danza da Vittoria. Ciao Vittoria, tu invece di dove sei? Sono origine di Bielorussia, però vivo e abito a Catanzara. Benissimo, ci vuoi spiegare quali saranno le coreografie che adesso ci farai vedere, coreografie di danza? Danza orientale con Ventavelli. Benissimo, allora meglio vederti all'opera che più che parlare, perché è un po' timida nel parlare, ma poi vedrete durante le evoluzioni che saprà sprigionare tutta la bravura che veramente Vittoria possiede. Grazie e a presto con questi numeri.
leggerezza e non superficialità. E in tema di leggerezza, lasciatemi presentare Jeso delle Vedove, un personaggio calabrese che è in tour con le cover dei Cugini di Campagna, leggero ma non superficiale. Una cover dei Cugini di Campagna che ci canterai, Anima Mia, una canzone ormai universalmente conosciuta, ma l'ascolteremo nella tua versione e nella tua soprattutto interpretazione, che è tutta da vedere o da gustare a secondo i vostri intendimenti. Però intanto io mi tengo la locandina e la espongo bene. Ma mi viene davvero spontanea la domanda: come mai hai voluto approcciarti proprio a questo complesso che ha lasciato un segno intangibile tangibile negli anni 70 e che ancora tuttora tutti ricordano? Beh, diciamo che tutto è nato da poi qualche cantata così nei locali con un amico, e dato che io non faccio niente con la mia voce ma interpreto i cantanti eccetera, dice: guarda, è venuta bene, facciamo una cover. E senza lucro, non a scopi di lucro, ma allo scopo di rilanciare, specie nelle categorie di giovani, i più giovani, insomma, ciò che è stata la musica italiana. Quindi per ora cominciamo... Sì, 70 e 60. La bella musica degli anni 60. Ora cominceremo con i Cugini di Campagna, vediamo la risposta che ci darà il pubblico per fare poi cover delle Orme, Camaleonti, All'Unità del Sole e via. Un fatto è certo che allo stato attuale, diciamo, allo scopo sia culturale e sia giusto per passatempo, per svagarsi un po' da ciò che è la quotidianità. Chissà, un domani potrebbe diventare un prodotto invece da rilanciare. Sì, ma dimmi una cosa, Giorgio, ma è difficile però, come dire, ottenere un look come il tuo, insomma, piuttosto ricercato, che si sposa benissimo con l'atmosfera degli anni 70. I tuoi stivaletti sono veramente da London Swinging, i tempi degli anni 60-70 a Londra, e la camicia veramente da Figli dei Fiori di californiana memoria. Diciamo che sono materiali che si trovano sul computer ormai, via web, quindi devi aprire il computer e andare a navigare. E pur senza la patente nautica, però navigo e becco queste cose qui, insomma. Benissimo, allora ti lasciamo la tua esibizione, Jeso delle Vedove, in un'interpretazione assolutamente originale di Anima Mia, dei Cugini di Campagna. Yeah.
Daniela Rabbia, dicevo, una scrittrice veramente che vive il suo modo di dire. Lei si definisce una scrittora. Sì, banalmente, in maniera autoironica, perché l'ironia veramente è la cosa che ci salva nella vita, mi definisco scrittora nel senso che scrivo ora. Poi forse alla fine della vita si può dire se si è stati scrittori. Ovviamente scrivere per me è un'arte fondamentale che serve, è un duplice atto di amore, uno verso se stessi per ricucire i propri strappi e l'altro di dono agli altri attraverso una pubblicazione che va nel senso della condivisione del messaggio sociale, del messaggio che si vuole dare. Bene Daniela, ma dei luoghi che hai visitato in Calabria, che hanno ispirato la scrittura così scorrevole di questo romanzo, ce n'è qualcuno in particolare che ti ha colpito giusto perché lo hai abbinato a un pensiero che ti è rimasto profondamente impresso nella mente? Riace mi ha colpito perché a Riace io ho scritto relativamente all'immigrazione, ovviamente sono state poste in essere a Riace delle bellissime politiche dell'accoglienza. E quindi mi sono soffermata a guardare quel mare che sempre di più da mare blu si tinge di rosso, purtroppo per le vicissitudini ovviamente che stiamo attraversando in questo periodo. Riace mi ha colpito particolarmente per questo. Tiriolo mi ha colpito perché io a Tiriolo ho fatto un'esperienza lavorativa al comune come avvocato, in realtà in base al programma stage della Regione Calabria, e mi sono innamorata delle bellezze del posto, oltre che degli abitanti di Tiriolo. Allora, Giuseppe Ricordo, autore di questo straordinario documentario sui segreti passaggi di Catanzaro, un documentario dove vengono illustrate queste caverne, queste sotterranee che sono state costruite sotto la città capoluogo di regione. Giuseppe, allora ti chiedevo, chi sono stati coloro i quali hanno avviato per primo i lavori della costruzione di questi segreti passaggi? Ma noi dobbiamo pensare che le necessità di una città che vivibile come quelle che possiamo vivere oggi sono quelle, non so, di cercare dei parcheggi che sia funzionali, una viabilità. Invece noi dobbiamo fare un viaggio nella storia, dobbiamo calarci in quelle che erano le necessità dell'epoca, cioè intorno all'Ottocento, Novecento, e questo è andato avanti fino all'Unità d'Italia di fatto, c'era la necessità di creare degli ambienti che fossero difendibili, che permettessero delle vie di fuga. E si sfruttavano spesso canali d'acqua, proprio veri torrenti, fiumi che poi venivano interrati, e questo è quello che succede in tante città d'Europa, e soprattutto c'è tutta quella parte di collegamento fra il centro politico, il castello quindi, e le porte della città, quindi la necessità di avviare una rete sotterranea per la difesa, e a questo dobbiamo aggiungere tutta la rete sotterranea che si sviluppava quando si era in presenza di monasteri. A Catanzaro nel 500 ne erano segnalati 16, 12 fra le mura, di cui 4 femminili, e tutti i monasteri erano collegati con le chiese, che erano naturalmente fuori dalle mura dei monasteri, e addirittura fra di essi, perché i monasteri erano un porto franco da dove poter fuggire, entrare. Però qui mi solletichi qualche pruginosa curiosità, ovvero sia c'era qualche monastero maschile che era collegato con qualche monastero femminile, che ti risulti? Sì, vabbè, la leggenda basta leggere, semplicemente basta fare delle ricerche su internet, le cose più, come dire, più grossolane, no? Sono queste cronache che parlano di uno scambio fra chi viveva al monastero di Santa Chiara. È possibile. Una città anche libertina da certi punti di vista, anche in quell'epoca. Io non mi sentirei di dirlo, perché è una città che ha 16 monasteri, forse diciamo che il centro di potere politico e religioso aveva delle implicazioni che potevano, anzi necessariamente andavano anche in questa direzione. 16 monasteri significava che Catanzaro era una città di potere, perché ricordiamo che all'epoca, laddove venivano collocati dei centri religiosi,
E voleva dire che si trattava di luoghi dove erano concentrate delle forze e dei poteri notevolissimi. È per questo che bisogna guardare a questa città in un altro modo. Cioè, è una città che la si deve guardare in un contesto completamente diverso, e se la si guarda in un contesto diverso, forse la si può rilanciare. Centro di potere politico. Non dimentichiamoci che una parte importante dei sotterranei di Catanzaro si è avuta proprio nel 1800, quando Settembrini, che ha insegnato a Catanzaro per 4 anni, è stato arrestato dalla polizia borbonica con l'accusa di sublimazione. Lui faceva parte di una associazione carbonara. Assolutamente, assolutamente. Anche se Settembrini poi nelle sue memorie, non quelle che ha scritto, Rimembranze della mia vita, mi pare che siano proprio l'autore Luigi Settembrini, ma quelle proprio di vita stessa, disse che sbagliarono, anzi i Borboni, a non punirlo severamente, visto poi l'esito che ebbe la rivoluzione che lui tanto anelava. Ma queste sono considerazioni naturalmente di una mente illuminata alla luce di quello che sono stati poi gli eventi successivi. No? Settembrini poi fu tradito da quello che fu lo sviluppo della storia dopo l'Unità d'Italia, perché quello che accadde, cioè di un sud che venne penalizzato dall'Unità d'Italia, adesso lo possiamo dire alla luce dei nuovi studi, magari non accademici, che riescono a illuminare un aspetto della storia che non è stato scritto, è stato scritto dai vincitori. Guarda, hai toccato un punto importante. C'è una frase di Oscar Wilde che io adopero come mio manifesto, anche in questo tentativo di recuperare il patrimonio storico e culturale di questa terra che è stata abbandonata e agli ultimi posti della classifica, tutte le classifiche di vivibilità. Oscar Wilde, la frase di cui parlavo è: l'unico dovere che l'uomo ha nei confronti della storia è quello di riscriverla. Noi abbiamo questo dovere, siamo i primi figli della comunicazione, abbiamo la necessità di riguardare tutto quello che c'è stato passato, analizzarlo e riproporlo in modo diverso. Ma tutto questo non è un'operazione che potrebbe consentirci finalmente di avere coscienza di quella che è la nostra identità di calabresi, anche di catanzaresi, proprio un riscoprire della storia, non tanto come è stata scritta, ma per come è effettivamente accaduta. Assolutamente, un rapporto Censis dell'anno scorso ci dice che la Calabria è la regione d'Europa con la più alta concentrazione di patrimonio storico, culturale, soprattutto archeologico, e allo stesso tempo misconosciuta, no? Non conosciuta neanche dagli abitanti. E noi abbiamo una terra straordinaria, ricca, che io stesso apprezzo e scopro di giorno in giorno, e se noi diamo coscienza a chi la vive, questa terra, dell'importanza e della bellezza, io credo che necessariamente questa è una terra che dovrà uscire da fanalino di coda, no, di tutte le classifiche, e riproporsi. A questo proposito voglio dirti che è in programma un documentario proprio sull'istmo, cioè il tentativo di raccontare una terra che va appunto da qui, da dove siamo, dalla terra di Cassiodoro fino a Lamezia, raccontando di siti che sono completamente sconosciuti e che hanno fatto la storia centenaria, ma direi millenaria, di questa terra. Certamente. Senti, recentemente si è avuta notizia che a Cosenza stanno cercando il tesoro di Alarico. Il Busento, narra la leggenda, fu deviato per consentire la sepoltura del re degli Ostrogoti insieme a tutto il suo tesoro. Questa ricerca, secondo te, può essere condotta sulle basi di una ricerca storica veritiera, oppure si tratta effettivamente di solo leggenda? Allora, il tesoro di Alarico è una storia meravigliosa, fantastica, affascinante, che ci fa, che ha fatto sognare prima di noi tante generazioni a partire dall'Ottocento. È stata cercata da tanti. Io ho fatto uno studio su questo aspetto. Credo che in presenza di dati certi sia assolutamente impossibile,
non è neanche è anche probabile che il non sia il Busento, il fiume, ma il Basento che si trova addirittura in Campania. Quindi, però sicuramente è un argomento che riporta l'attenzione sul territorio. Questo comunque è positivo, insomma, perché ci si nutre anche di leggende. Daniela, io direi che il tuo libro, come anche l'opera di Giuseppe, ha come motivazione principale, o come sicuramente susciterà in tanti lettori, quella appunto della riscoperta delle tradizioni e della riscoperta di alcuni luoghi. Ma quanto appunto, come dicevo, a Giuseppe Racchetta è importante cercare di inculcare dei giovani, qui ci sono dei rappresentanti di questa categoria, quanto dicevo è importante inculcare ai giovani la nostra identità, che può essere riscoperta anche attraverso opere letterarie come la tua. Forse possiamo legarlo al discorso che faceva Giuseppe Racchetta: il tesoro principale che noi dobbiamo ricercare è quello dentro noi stessi, cioè guardarsi dentro e trovare le nostre passioni, un po' rievocando la parabola dei talenti, e poi condividerla con gli altri. Solo così i giovani di questa terra, vedendo delle persone appassionate con l'esempio, con i fatti, perché io vivo di parole, un po' come avvocato, un po' come scrittrice, però poi sono i fatti quello che segnano e che incidono la realtà e che incidono pure sul territorio. Ai giovani io mi sentirei di lanciare questo messaggio: quando vi dicono che qualche cosa è folle, fatela, perché effettivamente tante volte gli altri tacciono per follia delle cose che escono fuori dai loro orizzonti. Seguite in ogni caso voi stessi, anche nelle scelte di orientamento universitario. Più che guardare il mercato, orientatelo voi il mercato, attraverso le vostre passioni, attraverso il vostro intimo volere portato all'esterno. Ognuno di noi nobilita e massimizza se stesso solo facendo quel che gli piace. Un po' sono frasi che ti sono state ispirate sicuramente da Steve Jobs, il padrone dell'Apple, che prima di morire in una conferenza giustamente invitò i giovani a restare affamati e a restare un po' folli. Assolutamente sì. Io vorrei citare un altro grande, John Lennon: la vita è quel che ti accade, come lo cito nel libro, mentre progetti di fare altro. Quindi seguiamo i nostri sogni, cerchiamo di tradurli in realtà, però poi apriamoci alle varie possibilità che ci capitano e cerchiamo di cogliere i segnali che la vita ci dà nel nostro percorso. A proposito di sogni, Giuseppe, io ho un sogno, ovvero sia che la tua opera venga sempre più divulgata e soprattutto che l'oggetto della tua opera venga riscoperta e soprattutto ancora di più utilizzata. A che fini si potrebbe utilizzare appunto tutta questa rete, ragnatela di sotterranei che esiste e lo potrete vedere attraverso le immagini del suo documentario a Catanzaro, nelle Visce di Catanzaro? Guarda, quella che io ho documentato è una sezione assolutamente limitata, perché gli accessi sono stati chiusi, occorrono dei permessi, occorre fare un lavoro importante di mappatura. Per rispondere alla tua domanda ti dico che tutte le città a partire dall'Unità d'Italia hanno vissuto un uguale sviluppo, cioè gli ambienti ipogei, gli ambienti sotterranei sono stati nascosti via via, perché nascosti, chiusi e dimenticati. Le città che si sono attrezzate in questo senso stanno riscoprendo una parte del turismo culturale. Una delle prime è stata Treviso, ma ci sono le vie d'acqua di Bologna e pensa che pochi ambienti sono meta di turisti. Penso anche a Narni, tanto per dire. Sì, in provincia di Terni. Benissimo, allora cari telespettatori, io chiuderei qui la puntata invitandovi a seguire, a diffondere questa trasmissione. È una trasmissione, come ho detto all'inizio, leggera ma non superficiale. Aspettiamo dei vostri commenti sulla nostra pagina di Facebook, la pagina di RTC, e sulla mia, Massimo Brescia. Passo a presentare gli ospiti che ci hanno intrattenuti in questa, spero per voi, piacevolissima puntata. Daniela Rabbia, che ha presentato il suo libro, Matilde, eccolo qui, lo abbiamo più volte visto. Daniela Rabbia è una scrittrice e poetessa catanzarese che sta avendo un notevole riscontro di pubblico, sono tantissime le copie di questo romanzo che è stato venduto. Giuseppe Racchetta, documentarista, è autore di questo
filmato sulle viscere, i sotterranei di Catanzaro, che potrete vedere di nuovo il sito internet dove si può vedere questo lavoro di Giuseppe in collaborazione, vogliamo ricordarlo, dell'archeologo Cuteri, Francesco Cuteri, che è professore universitario, che tra l'altro ha avuto modo di scoprire quello che si può dire un piccolo patrimonio ma di notevole interesse archeologico in Calabria, non ultimo questi scavi che lui sta effettuando a Monasterace. Quindi un saluto va sicuramente a Francesco Cuteri, altra mente illuminata calabrese. Dicevo invece, Giuseppe, dove si può vedere il tuo lavoro? Basta fare una ricerca su Google digitando Segreti Passaggi, oppure cercare sulla pagina Facebook, una pagina dedicata proprio a Segreti Passaggi. Bene, ci hanno accompagnato deliziandoci con evoluzioni artistiche di danza le ragazze del Moulin Rouge di Christian Napoli, e abbiamo assistito a un bellissimo numero con le bandiere di Vittoria. Questo sguardo di ghiaccio che affascinerà tanti telespettatori e forse anche telespettatrici. Lorena, che ha voluto intervenire anche creando un bellissimo collegamento tra quelle che sono le tematiche giovanili e le tematiche culturali dei nostri due ospiti. Ciao Lorena. E grazie anche a Melania, che sulle note di un samba bellissimo ha veramente deliziato, ci ha deliziato con una capacità artistica, una capacità di danza difficilmente riscontrabile e che spero avrete modo di rivedere, anche se seguirete quelle che sono le manifestazioni a cui partecipa l'agenzia Moulin Rouge, di cui lei e l'altra ragazza fanno parte. In più un saluto a chi ci è deliziato con un po' di musica, ovvero sia Ieso delle Vedove, che prego di intervenire, di venire qui. Ieso, eccoci a favore di telecamera, grazie ancora, lo avete visto nella sua esibizione di Anima Mia. Ieso, che dire, vogliamo chiudere, non ti dico in bellezza perché le bellezze ce le abbiamo qui davanti a noi, ma in abbondanza. Ad abundantiam. Un tuo pensiero sulla trasmissione? Impegnativa, visto che è culturale. Beh, insomma, oltre che culturale, spero sia stata anche leggera. Dicevo leggera ma non superficiale. Arrivederci a presto, cari telespettatori, da Massimo Brescia. It was fascination, I know, seeing you along with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love.